Ciao Valentina, la domanda di rito iniziale è come stai e soprattutto benvenuta a Coming Soon. Grazie e sto molto bene. Valentina, attrice, che è Sì. una passione che ti porta lontano da casa. Sì. La tua passione ha origine a Palermo, sei palermitana, ma soprattutto quando è che inizia questo desiderio di diventare attrice? Ma in realtà è una domanda che mi hanno già fatto, però io non so bene rispondere, nel senso che non era una mia passione infantile. Diciamo che è stato il modo così fortuito, casuale che ho trovato per esprimere me stessa, accompagnando una mia compagna del liceo ai provini per entrare all'Accademia dello Stabile di Palermo. E uno degli insegnanti, che era uno dei, diciamo, della giuria, mi ha vista e mi ha chiesto di salire sul palco e fare degli esercizi di improvvisazione. E da lì mi hanno presa ed è cominciato tutto. Hai nominato il Teatro Stabile di Sì. Palermo, tu inizi con una carriera teatrale, inizi col teatro. Sì, e giusto in questo periodo, che è strano perché è un periodo, diciamo, di successo per me, dove le cose stanno andando bene, ho anche dei progetti futuri che ovviamente non ti dico perché non si possono dire, però sento la voglia di tornare a teatro. È strano perché in realtà poi, venendo a Roma dopo 6 anni di tournée che mi hanno portato un po' in tutta Italia, ero più contenta di sperimentarmi nel cinema e nella televisione. Roma comunque ti ha portato al successo, ti ha portato al successo nelle fiction, Sì, perché esatto. ti Cioè, in realtà vediamo. la primissima cosa che ho fatto, mi sono trasferita tipo a ottobre e una settimana dopo mi chiama un casting che mi aveva conosciuto tramite la mia agenzia per propormi una piccola parte nel film di Carlo Verdone. Quindi la mia prima cosa in realtà è stata al cinema e poi lui mi ha anche richiamato in Posti in piedi in paradiso. E quindi è stato un bell'inizio. E poi ho fatto, insomma, principalmente serie televisive, sì. E ce n'è una che ha un set, un cast e un set internazionale, che sono i Sì, Borgia. Ci racconti qualche... giusto poco fa mi scrivevo su Facebook con uno degli attori. Borgia è stata, non lo so, la manna dal cielo. Uno perché mi sono potuta cioè ho potuto recitare in inglese, cosa che avevo già fatto in realtà in Chiara e Francesco, che era una produzione della Lux, però è un'altra cosa. E Borgia è stata la chiave di volta nella mia carriera, nell'affrontare il set. Perché c'erano attoroni da tutto il mondo, ma non c'erano divismi, non c'erano differenze. Qui in Italia si tende anche un po' ad adulare l'attore, insomma, a considerarlo, cioè a coccolarlo molto, soprattutto sul set. Invece lì lavoravamo sodo, tantissime ore al giorno. Tutti insieme, eravamo tipo 15 donne in un camerino, brutto, brutto ma formativo. E quindi è stato molto bello. E poi recitare in costume con Aldo Signoretti, che era il capo parrucchieri, diciamo. Pazzesco, bello. Come ti prepari a una parte? Quanto metti di tuo nei personaggi che poi interpreterai? Di mio tutto. Come mi preparo, leggo la sceneggiatura tipo un paio di volte, basta, poi non la leggo più perché la so già praticamente a memoria e non è che dico oggi studio, me la porto con me, inizio, mentre faccio le cose, anche per esempio se sono sul taxi o faccio la spesa, inizio a pensare al mio personaggio, a volergli bene, a studiarlo, a parlarci. Che rapporto hai con Patrizia, che è il personaggio che interpreti nella fiction che adesso vediamo, La mafia uccide solo d'estate? Le voglio tanto bene perché diciamo abbiamo delle cose in comune. Io sono un po' con la testa per aria a volte e a volte fuori luogo, cioè non c'è molto filtro tra pensiero e voce, a volte sono molto istintiva come lo è lei. E la differenza abissale è all'interno del rapporto di coppia, lei subisce, io no, e io mi faccio valere e poi che lei non...
adesso che Massimo, interpretato da Francesco Scianna, ha a che fare con la mafia, lei fa un po' finta di non sapere o forse veramente non sa, non capisce. È un atteggiamento che io trovo un po' omertoso e io al suo posto non mi sarei comportata allo stesso modo, ovviamente. Cioè, è da combattere la mafia, ma anche da combattere chi la subisce, chi non fa nulla, chi fa finta di non vedere, di non sentire. E da palermitana questo è per me un argomento, insomma, che mi tocca in prima persona. Era una domanda che appunto ti volevo fare. Sì. Per quanto è stato importante parlare di questi argomenti da palermitana? Tanto. Perché la prima cosa che faccio quando io arrivo a Palermo, all'aeroporto di Falcone Borsellino, è sentire l'odore del mare. La seconda è vedere all'altezza di Capaci il, diciamo, il monumento che è stato eretto a seguito della strage, cioè per forza. Cioè Palermo ha memoria, i palermitani hanno memoria. E per fortuna, e quindi io da quel momento, da quando ci sono state le stragi di Falcone e Borsellino, la mia vita è cambiata, nel senso che ho iniziato ad avere una coscienza, insomma, civile, a capire che cosa stava succedendo alla mia città, ai palermitani. E da lì è nata proprio la mia educazione civica e la lotta alla mafia. Com'è stato il ritorno a casa dopo tanti anni? Chiaramente questo è il secondo capitolo, tu hai già, Certo. sei già tornata per il primo capitolo. Sì. Com'è stato tornare a casa dopo tanto tempo lontani? Certo, si torna sempre a casa, però ritornare in una realtà, vivere di nuovo in una realtà da cui si è fuggiti. E appunto sono tornata con meno insicurezze, nel senso che Palermo, a me Palermo stava stretta perché volevo conoscermi, volevo vivere da sola, insomma volevo stare senza i miei genitori, che è brutto dirlo perché li amo, però avevo bisogno di conoscermi. Di conoscere Valentina e di essere libera di fare quello che volevo. Cosa hai capito di Valentina quando sei andata via di casa? Che non avevo capito niente di Che. Valentina. Ma ancora adesso, ma che non lo so io sono un macello, nel senso che non ho molta. A volte hai paura perché non sai che cosa ti aspetti dagli altri, dalle persone che non conosci, e allora sei un po' timido, titubante, diffidente. Io a volte non so cosa aspettarmi da me. Cioè, è strano, non mi conosco molto bene e sono un po' imprevedibile. Sui tuoi progetti futuri ci hai già risposto che non ci dici niente, però Yes. una domandina, i tuoi desideri ora, per il futuro. Veramente? L'unico desiderio veramente che ho è che, perché non, dovrei risponderti una cosa sul mio lavoro, però l'unico desiderio che ho è che il mio bimbo sia come adesso, felice, sereno e sempre innamorato di me, come dice di essere. Vabbè, c'ha 3 anni, poi a 10 anni dirà ciao, vattene. Però tornare a casa e vederlo che mi stringe e dice amiamoci, va bene, amiamoci, è la cosa più bella. Quindi penso che il mio più grande desiderio si sia già realizzato.